Ragazzi, ciao a tutti, la Nick, raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella nuovissima mappa Deutschland. Come sempre, raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. E a proposito, vado ancora una volta a ricordarvi che ancora per pochi giorni Farming 22 lo potete riscattare gratis su Epic. Quindi se non l'avete già fatto correte a farlo, perché in teoria manca poco, penso fino al 30 di maggio 2024 e poi basta. Ok, allora dunque ragazzi, riprendiamo. Questa mappa è nuovissima, è uscita praticamente direi ieri ed è una mappa per solo PC. Per console ho letto che non si sa, c'è scritto non si sa, quindi per ora non c'è. Quindi ovviamente in teoria oggi dovevo portarvi un'altra mappa, però siccome questa è interessante, è uscita da poco, ho deciso di giocarmi questa oggi. Allora, quindi nello scorso gameplay, diciamo, insieme a Miticaccio abbiamo dato un'occhiata un po' in giro, non abbiamo fatto ancora niente. Io direi che però mi faccio rimborsare questo garage, perché a dire la verità non mi serve adesso, so parecchi soldi. Ora come ora, meglio di no. Meglio, lasciamo stare, non mi serve. Ok, allora, quindi di base al momento l'unica cosa che possiamo fare è lavorare questo terreno numero 8. Allora, di base mi hanno dato questa falciatrice, però sapete che ce n'è una che a me piace troppo, io voglio quella perché mi trovo troppo bene, anche se c'ho paura che forse non ce la faccio con questo trattore. È vero, quanti trattori abbiamo? Solo due, 125 cavalli, una magheria, no? Cioè, dovevo andare con 125 cavalli. Vabbè, dovevo andare con questa bestia. Dove lo parcheggio? Vabbè, qua proprio o troppo piccolo o troppo grosso. Una via di mezzo? No, no, eh. Anche questo è strepitoso volendo, eh. Però anche questo richiede un bel trattore. Però è bello, eh. Va bene, allora per la prima volta lavoriamo. Lavoriamo come il gioco dice. Giustamente devo anche provare sto bel Mercedes, no? Che dovete scaricare insieme alla mappa, ovviamente, eh. Allora, aspetta, dove sto andando? Vedevo una cosa, boh. Vedevo una cosa, non lo so, forse il problema è gli occhi, io non lo... Vedevo una cosa, vedevo. Oh, è pigliolo. Ok. Avanti. C'è bisogno di un peso? C'è bisogno magari che evito i muri. Allora, quindi la mappa è ambientata in Germania, d'altronde si chiama Deutschland, che significa... In teoria significa la terra dei tedeschi, mi pare. Se non ricordo male, Deutschland significa... Land è terra, quindi la terra dei tedeschi, Deutschland. Comunque Germania, insomma, siamo in Germania, va? Avanti, sì, e mo me diverto! Allora, prima persona, su Farming la prima persona sempre la cosa, sempre. Sempre. Allora, quindi di base questa mappa ci offre, ci dà all'inizio soltanto questo terreno ad erba, poi cosa facciamo con quest'erba non lo so. L'ideale sarebbe farci l'insilato che paga, mi pare, di più dell'erba, no? Boh, comunque. Oppure, no, a prendere gli animali è impossibile. Dove sto andando? Prendere gli animali è impossibile perché questa mappa è pensata che dobbiamo andare a comprare il terreno adatto per gli animali. Quindi in pratica mi è impossibile. Mi è impossibile in pratica allevare animali, va. A parte quello che... No, quello è il garage che ho restituito. A proposito, ma io quindi nella A c'ho animali o non ho animali? Che non mi ricordo già più. No, animali non ne ho proprio, zero. No, animali non ne tengo. Beer garden, non è la birra, scusa, mi ricordo male. Beer, il giardino della birra.
O sto a capire male? Sappiate che il mio tedesco è arrugginito di 10 anni. È da 10 anni che manco dalla Germania, quindi non è che è tanto buono il mio tedesco. Non era già granché prima, anzi, tutto sommato. Sta passando il treno, no? Teoricamente dovrei tornare indietro perché sto saltando tutta una striscia qua, perché non può essere altrimenti. Allora, proprio abitiamo vicino alla stazione, proprio a 2 centimetri. Quindi nell'usato c'è giusto quel cassone da carico che è bello, però sinceramente, mortacci, è bello, però richiede 300 cavalli che non ho. Ci vorrebbe un trattore decente, ma ci vuole a prescindere un trattore decente perché non abbiamo niente. No, ci vuole tanta roba che non ho. L'ideale, sapete cosa? Forse prendere qualche lavoretto extra, però lavoretto del tipo spargi fertilizzante, perché tutto il resto richiede un mucchio di tempo e paga poco. L'unico lavoro buono, l'unico contratto buono è il contratto quello. Uno c'è. L'unico che paga bene. La mietitura la lascia a me. Ah, mietitura no. Pensavo aratura, niente. Stavo a dire, la lascia a me di caccio, però è mietitura. Mietitura. Ne vale poco la pena. Cioè, ok, potrei mietere, ci guadagno 3.500 euro perché devo noleggiare l'attrezzatura. Anzi, ci guadagno pure di meno perché in realtà 3.500, consideriamo pure i costi dell'operaio, perché o metto l'operaio qua o metto l'operaio là, fatto sta che ci perdo soldi, cioè in pratica non ci si guadagna niente. A mietere paga poco, perché 3.900 meno 500 euro di noleggio, cioè insomma 3.500, ci metti l'operaio, si mangia 1.000 euro, che ci ha guadagnato 1.000 euro scarsi. Voglio dire 2005. 2005 scarsi. Ne vale poco la pena. Invece la fertilizzazione, quella vale la pena. Perché quella, a farla ci vuole 2 minuti. Il problema è, io ce l'ho lo spargi fertilizzante? A proposito, cosa abbiamo noi negli oggetti posseduti? C'è ben poco, a dire la verità, c'è veramente poco e niente. È un bel problema. Allora, perché io tecnicamente avrei bisogno di questo, sempre. E beh, questo lo pigliamo ovviamente. Che fai? Questo serve sempre. Ok, questo serve. Insieme a quell'altro che però lo piglio dopo. Ah, perché adesso non serve. Ok. Bello comunque questo Mercedes. Bello bello. Devo fare questa striscetta. Allora, se vogliamo un attimo vedere quella missione. Oh, e davanti non c'ha manco il peso questo. Questo poveraccio, io non penso che. Ma un peso davanti glielo dovrei mettere. Comunque, dov'era il negozio? Non c'ho manco i percorsi ancora. Allora, il negozio, zio, il negozio, dov'è zio? Biopanificio, agro. Qua è. Allora vado a sinistra. Papà, ho capito. Meno male che di qua traffico non ce n'è. Almeno credo. C'è invece. Ero contromano? Sì, blocchiamo. Sì, blocchiamoci qua che il treno fa festa. Ma io non lo so, ma che qua. Oddio, io non la so la strada. Scusi. Perdono. Ma da che parte ci dovrei. Oddio, una laggata, una laggata. Ah, devo andarci di là. Che caspita, ne so, è la prima volta che passo di qua io.
però è bello, eh? Oh, wir sind in Deutschland, cioè siamo in Germania, madonna. C'è pure, come si dice, attenzione che qua si passa la bicicletta. Anche se in teoria io ricordo che ci metto di solito dove cammina la bici è un po' segnato, comunque tipo più o meno rosso, comunque si vede, insomma. Almeno ricordo che è diverso. Comunque, allora, quel contratto mi piace. Quel contrattino, fertilizza, accetta contratto senza prestarmi niente perché tanto c'ho già tutto. Dov'è? Dove donna? Destra? Chi è? Già me la suonano. Già suonano. Ma speriamo che ce la fa. Prendo solo un pallettino perché mi sa che questo si impenna se comincia a prendere troppe cose. Allora, accende la freccia. Eccolo là, non so la strada per andare in negozio, ma questa è. Ah, non è questa, è questa, è questa. Allora, vediamo un po'. No, sac, fert, one, compra. Allora, non si impenna, meglio. Anche se potrei provare a fare la modifica al trattore per vedere se posso mettere un peso davanti, perché poveraccio. Eccolo. Configura, design, motore, 60 cavalli, oh. 60 cavalli. Che ne so, boh, non lo so, uguale. Ruote, roll bar, no, non mi serve. Exhaust, ah, beh, non me ne frega niente. Eccolo qua, zavorra. Ah, c'ha pure l'aggancio frontale, non l'avevo visto. Mo con la zavorrina davanti, però comunque non mi va di caricare altro. Perché comunque è una zavorra da 450 kg, però forse che ho, non lo so quanto ho caricato qua dietro, quindi. Allora, dov'è che devo andare? Sinistra. Oh, dov'è sto terreno? Oh, lo vedevo lampeggiare. Lampeggiava il terreno. Signori Giants, la prossima volta, nel prossimo farming, nelle missioni, metteteci un cerchio, un qualcosa di grosso. Guarda, sto cosino piccolino qua che lampeggia, ma uno mica lo vede. Cioè, ma almeno mettetelo più grosso, mettete un colore diverso, fatelo notare meglio nel prossimo farming, grazie. Ok, allora devo andare a sinistra. La prossima volta, però. Così che uno lo vede meglio. E sinceramente, di sti tempi, voglio dire. Poi io che comincio ad avere una certa età, ho bisogno di vedere le cose un po' meglio. E vabbè. Allora. Vediamo un po'. Speriamo nel prossimo farming alberi un po' più belli. Sinceramente, cominciano a essere, a parte che è proprio un difetto del gioco, no? Guardate a distanza come proprio cambiano totalmente, gli alberi cambiano proprio. A distanza alcuni alberi proprio cambiano aspetto. Ecco, tipo quello. Così, vedi? Sì. Cioè, non è un difetto, che cambiano di aspetto. Quella cosa lì si chiama LOD. E significa, beh, non lo so. Beh, si chiama LOD il fatto che gli oggetti a distanza cambiano un pochino. E praticamente serve per rendere il gioco più leggero. Cioè, che quando stai vicino un albero è mega dettagliato, quando stai lontano l'albero è più semplice. Non si nota perché è lontanissimo,
ma è un albero più leggero con meno dettagli. Anche gli edifici là sotto, che non è che sono mega dettagliati da qua. Non si nota, ma gli edifici là sotto sono poco dettagliati. Ed è per non appesantire il gioco, si chiama LoD, però è fastidioso perché te ne accorgi con gli alberi che cambiano aspetto. Allora, eccomi, missione in corso, in corso. Quindi, famose pure una bella missioncina che so spicci buoni. Peccato che era solo una. Tanto terreno, tante cose mi fanno fare. Una sola missione. Fatemene fare 3, 4, no? E va bene. Comunque, ah, giustamente, è vero, mi avete anche detto, Nick, ma mo questa serie prenderà posto di qualche altra serie? Beh, se volete una serie qua, per forza di cose, un'altra serie la dobbiamo accantonare, perché ovviamente non è che posso stare dietro a 4-5 mappe, io poi non ci capisco più niente. Quindi, tecnicamente, dato che la North Marsh è quella più lunga, dovrei mettere da parte quella. So bene che è brutto, però, di punto in bianco non portarla più. Però, beh, non è la prima volta. Ormai, bene o male, mica è la prima volta. Però, intanto, beh, che vogliamo fare, raga? Se poi, se per dire cominciamo a portare tutte le mappe che escono ogni giorno, beh, allora ne dovrei mollare una al giorno. Comunque, vediamo un po' che c'è sta qua, perché è un po' particolare sta roccia. Cioè, vista così, ho pensato magari c'è un collezionabile, un po' particolare. E invece non c'è niente. Curiosità. Non lo so quanti sono i collezionabili in questa mappa, eh. Boh, in teoria c'è scritto da qualche parte, però non mi ricordo mai dove. Nelle statistiche, vero? Nelle statistiche. Nelle statistiche bisogna guardare per vedere quanti collezionabili ci sono in tutto. Allora, arriviamo in cima. Non si vede niente, non so neanche dove sto fertilizzando. Penso che qua. Mi sa che non mi basta questo fertilizzante. Ho già consumato mezzo pallet. Ah no, ci basta invece. Lavoro completo all'81%. Allora mi basterà. Mi dovrebbe bastare. Noto a malapena dove devo passare il fertilizzante. Ma tanto la precisione non è necessaria nei lavori a contratto. Contratto completato, paga zio, come si suol dire. Contratto. Dove caspita è li mortacci? Raccogli. Ok, 4.700 euro, che meglio di niente. Peccato, mo c'è la mietitura. Non lo so, io la vorrei anche fare. Vabbè, però presto oggetti perché io non c'ho niente. Avanti. Ok. Per forza, non c'ho la trebbia, mi devo far prestare. Tanto comunque, a prescindere. Se dove, cioè, a prescindere non ho i mezzi, quindi. Allora, questo. Vabbè, questo sai che ti dico, però lo lascio qua, poi me lo porto a casa dopo, tanto non mi serve. Lo lascio qua, perché non ho i percorsi, quindi. Lo lascio qua. E la lama dove? Ah, guarda dove sta. E come la devo prendere? Oh, Madonna. E come la piglio sta lama messa qua? Che cos'è quello? Ma quello fa parte. Questo fa parte della missione, no? Ah, oh, perché? Perché un negozio così piccolo? Accidenti. L'ho pure spostato, ma che me frega. Almeno penso che la lama è beh, no? Per forza.
Il carrellino è pure storto? Mi stai a dire che il carrellino è pure dall'altro lato? Mizzica! E dov'è il cassone? Dov'è il ca... Ah, là è. Ok. Facciamo il giro perché sennò qua è un po' complicato. È complicato a prescindere, a dire la verità. Allora. La lama la piazziamo giustamente qua sopra. Ok. Oh, Gesù. Dai, però. Dai. Vabbè, usiamo la super forza, raga. Che devo diventare pazzo io qua. Già. E non me la fa. Non mi dire, eh. Oh! Non me la fa pia sta lama. Non me la fa pia la lama. Perché non è mia. Oh, zio, come facciamo? Ti do una schiccherata, dai. Sì, alleluia. Ah, ok, meno male. Mo, ma che devo fare io? Posizionati. Ma in teoria si autoposizionavano una volta. Una volta si autosistemavano le lame. Oh no? Ah, forse si è fissata. Vabbè. Oh boh, vabbè, senti. Allora. Dunque, un'iesta missione. Va, speriamo che è qua vicino. Meno male che non passano macchine nel negozio, guarda. Oh, stavo a dire, l'ho chiamata. Allora, scusassero, ma io dove mi trovo? Qua. Ecco, mo va a cercare dove lampeggia. E dov'è che lampeggia? Boh. Aspetta, aspetta, aspetta. Lampeggia il numero 7. 8. E 7 sono fregati? Questo? Mi, proprio vicino, Madonna. Vabbè, ci posso mandare. Vabbè, questo non penso che è un problema mandarlo là sotto, no? Dove lo mando? Lo mando qua. Non ci puoi andare? Bersaglio irraggiungibile. Guarda, pure a me viene il mal di testa ad andare lì. Ti posso capire. Pure a me viene l'esaurimento. Posizione, non. Niente. Niente. Evviva, evviva l'autodrive integrato che non funziona mai. Oddio, dovrò creare il percorso. Però adesso non mi va perché è stracomplicato. Accidenti, non è tanto lontana di la verità, però. C'è permesso, grazie. Vado un po' di fretta, sapete com'è. Che ti devi mettere, gli occhiali? E quelli ci mancano tra poco. Allora. La prova è bella, la mappa è bella. Strabella. Vabbè, tanto è una mappa solo per PC, quindi chiunque si fa i percorsi con l'autodrive. E si risolve il problema. Aspetta, mo, destra o sinistra? Non lo so manco io. Vabbè, qui c'è la mia farm. Sì, ma. Madonna, è impossibile portare una trebbia nella farm. Anzi, a proposito, io non devo passare di qua. Mi blocco. Ma non ci passo qua con la trebbia. Me la piglio in quel posto. Ecco perché l'operaio non ci voleva venire qua. Mo lo capisco perché l'operaio non vuole venire qua da solo. Ci credo, ci deve impazzire. Allora, magari parcheggio un attimo qua. Allora, e mo ci divertiamo,
E mo mi diverto. Allora, com'è? Enzo Mala, ma non vuole sapere di mettersi meglio, eh? Allora, ma sai che ti dico? Forse è meglio che andiamo da sinistra. Questa strada è più larga e sicuramente molto meglio che passare dal paese, ma molto meglio. Sì, andiamo da sinistra che è meglio, molto meglio, è più grande la strada e mi porta proprio dove devo andare, quindi... Così guardiamo anche una zona tutta nuova. Leve d'uccello! In prima persona il gioco scatta sempre. Niente, metta la terza persona, perché in prima persona a me sti micro scatti mi danno un fastidio. Allora, qui vediamo uva. Tanta uva. no, questa è un'ottima strada. Non si fa fatica. Non ci vuole neanche tanto per arrivare. Lì ci siamo stati con Medicaccio. Ma non mi ricordo cosa si faceva là. Oddio. Lo sta attendendo ai pali. E la realtà penso che il palo l'avrei staccato nella realtà. Sicuramente non penso che la trebbia, voglio dire, penso che lo schiacciava. Ma quello dietro mi sta suonando, no? Sarà che me lo immagino. Ah, ci siamo quasi, vedo il terreno numero 7 nella minimappa. Ci siamo quasi. Dobbiamo attraversare giusto questo terreno. Mi avete anche consigliato in futuro di prendere praticamente la trebbia, la verde, quella autolivellante. Però in realtà non la voglio mettere quella, raga, perché se ricordate l'ultima volta l'ho messa alla Land of Italy e dopo un po' è impazzita, cominciava a saltellare come un canguro. È un po' difettosa la verde, almeno. Non ho mai avuto fortuna con la verde, sempre a saltellare. Allora ho fatto bene a prendere questa strada, va. Però se dovevo passare dal centro era impossibile. Mi stai chiedendo di fare sto giro? E io penso che in questa mappa la trebbia con la lama da 18 metri non la userò mai, vero? Mi sa proprio di no. Ho questa sensazione. Cominciamo bene. Madonna, perché tutti i pali devono essere veri? Dai! Ammazza, almeno metteteli che cadono. Ma fate... Edo, fai in modo che cadono, voglio dire... Poi pago. Toglimi 50 euro perché ho spaccato il palo, però almeno fai che cade. Così... Si potrebbe fare, no? Mamma mia. Gli alberi me la cavo, li taglio con la motosega. Il palo purtroppo... lì ci vorrebbe... signor Fleximan, ci vorrebbe. Che magari me li toglie. Allora, apriamo, dispieghiamo. Avanti, contrattino, ino, come diceva Flanderino. Questa è colza. Non è mio ovviamente, del contratto. Ah, che però per 3.000 euro ce n'è di lavoro, eh.
Mica poco, eh? Se ci metto l'operaio, me se magna un botto di soldi. Finisce che l'unico che ci guadagna da questo lavoro è l'operaio. L'unico che guadagna dei soldi lui è. A me non resterà niente poi. Se lo lavoro io bene, mi resta tutto a me. Solo che. Vabbè, tanto l'erba nell'altro terreno non è che ce n'era tanta, alla fine ho quasi finito lì. Ora, il vero problema è che probabilmente, magari, che ne so, metti che volessi prendere un pollaio e metterlo nella mia attuale farm. Mi sa che è come nella Land of Fidelity che non fa piazzare niente. Sicuramente, perché voglio dire, sicuro che è così, perché con le varie, come si chiamano, farm, va, insomma, sicuro che è pensato così. Sicuro che non posso mettere nessun tipo di recinto extra. Quindi mi sa che non posso allevare niente se non compro la farm adatta. Ah, si entrava da qua sopra, vabbè, chi lo sapeva. Ok. Allora, piano piano. Completamento 10%. Anche se ovviamente devo anche andare a scaricare il raccolto, mica solo questo. Mica solo trebbiare, devo anche scaricare il raccolto. Che poi mi sa che se ci mettevo l'operaio si andava a schiantare. Guarda qua. Cioè, ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe che magari non succede nel prossimo farming, le foglie che ti entrano dentro la cabina. Che poi a proposito, ah, beh, speriamo che esce farming quest'anno. Però, bene o male, qua dice farming 25 extension. Quindi, magari, forse, è un buon segno. Non è che c'è un collezionabile lì? No, pe. Non ci sta. Avanti, un bel giro di campo ce lo siamo fatto. Abbiamo caricato la trebbia a metà. Ok, il lavoro sarà completo più o meno al 20%. Vabbè, qualcosina in più penso che rimane per me per venderlo. Di solito qualcosina la lascia extra. Quindi dovremmo guadagnare anche un po' da quel pochino di colza che mi farà vendere per cavoli mia. Sta bene, mi sa che mo andiamo a concludere il gameplay che il tempo vola. Così oggi che cosa abbiamo fatto nello specifico? Beh, abbiamo restituito il parcheggio che avevo comprato giusto per vederlo, non mi serve. 200.000 euro sprecati sennò. E poi abbiamo fatto un contratto di lavoro di fertilizzazione, abbiamo comprato uno spargi fertilizzante. Stiamo portando avanti questo lavoro di mietitura e più o meno a metà ho anche fatto un po' di erba, solo falciato però. Insomma, sì, non si fa molto in mezz'oretta, però questo è quello che siamo riusciti per ora a fare. E mi sa che è una mappa bella tosta questa, perché si fa fatica a fare soldi secondo me. E qui tutto è molto 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 caro, però io ho messo la mod quella che mi fa prendere i terreni in affitto.
Quindi male che va, pago un affitto a vita, però almeno certe cose mi porto avanti prima. Va bene, allora ragazzi, quindi spero vi sia piaciuto il gameplay. Ancora una volta vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati, ma vi ripeto ancora una volta che per pochi giorni ancora potete riscattare gratis su Epic Farming, quindi fatelo, che poi è vostro per sempre, ma solo per PC, non è per console. Va bene, quindi ragazzi, vi saluto, ciao alla prossima!